Ciao a tutti e bentornati su Cineserie, sono Angelo Parisi e oggi vi parlerò di Samaritan, nuovo film con Sylvester Stallone presente nel catalogo Prime. Anticipiamo subito che si tratta di un film appartenente al filone supereroistico, però molto diverso da quelli prodotti per la Marvel Universe oppure per la DC, o in alternativa per prodotti come The Boys, che risultano essere più alternativi. Ora, la storia in breve racconta di questi due fratelli nati con dei superpoteri, quindi superforti, quasi invulnerabili, che vedono uccisa la propria famiglia e prendono strade diverse. Samaritan diventa un difensore dei più deboli, mentre invece Nemesis, quindi l'altro fratello gemello, si dedica ad attività più violente, quasi di rappresaglia nei confronti di quelli che ritiene responsabili della morte dei propri genitori. Ora, l'inizio del film è una sorta di fumettone che ci introduce appunto a questo mondo e ci dà le premesse della storia. Un po' grezzo nell'insieme, ma diciamo, funzionale poi allo sviluppo della trama. Ora, io sono uno di quelli che ama i film di Stallone, che hanno segnato una generazione. Pensiamo ad esempio a Rocky, Rambo, ma anche ai tantissimi action movie di cui è stato protagonista Sly negli anni Ottanta. E mi dispiace dover dire che questo film non è particolarmente riuscito. Ora, cercherò di mettere in luce quali sono le maggiori debolezze della pellicola. Allora, per prima cosa, ci sono dei vuoti, secondo me, a livello di sceneggiatura. Il racconto non è sempre chiaro, ci sono dei momenti in cui alcuni passaggi sembrano quasi frettolosi, come se durante il montaggio alcune parti fossero state tagliate. Ma ci sono anche, e qui entriamo in una discorso che di spoiler, ci sono anche dei problemi proprio a livello di congruenze, di coerenze, di sceneggiatura. Viene mostrato questo martello in grado di praticamente ferire queste persone straordinarie, questi due fratelli straordinari che viene creato da uno di loro, e che segna quindi un elemento determinante all'interno di questo scontro. Questo martello, nel corso del film, viene mostrato quasi come un oggetto mistico. Ha questa luce che ogni tanto quindi, che si accende, dà l'impressione di essere un oggetto quasi magico. E non viene spiegato perché, perché sostanzialmente questi ragazzi nascono con queste caratteristiche. Non sono alieni, non sono creature mistiche, perché mai dovrebbero essere in grado di generare un oggetto del genere? Perché questo oggetto poi finisce nelle mani del villain, del cattivo di turno, l'antagonista di Sly durante il film, che è un semplice essere umano, che però, quando lo brandisce, riesce a mettere al tappeto Stallone senza particolari difficoltà. Tenendo in considerazione che Stallone ha una forza straordinaria, tale da poter, per esempio, prendere una macchina, ribaltarla e utilizzarla come una sorta di scudo, quindi un uomo normale dovrebbe avere qualche problema a fronteggiarlo e anche a maneggiarlo a questo punto. Il cattivo, appunto, è un semplice psicopatico sostanzialmente, che non ha altri poteri se non la crudeltà, cioè molto crudele, anche un po' sadico a tratti, ma sostanzialmente non ha nessuna caratteristica anche a livello di personalità, di intelligenza che lo faccia spiccare rispetto ad altri. Quindi non si comprende come lui possa aggregare delle masse di disagiati semplicemente indossando
la maschera che era di Nemesis, quindi del fratello gemello antagonista di Samaritan, e brandendo questo martello. La gente lo segue, peraltro in un progetto che è caotico, non ha alcuna progettualità finalizzata a un piano ben preciso che porta in una determinata direzione, se non gettare la città nello scompiglio. Insomma, ricorda un po' in modo maldestro quella visione un po' imperniata sul caos di Joker, ma siamo lontani anni luce, insomma, da quel tipo di prodotti. Poi non si capisce perché il protagonista si nasconda per tantissimi anni, per decenni, senza farsi mai notare, e poi improvvisamente incontra questo ragazzino, che poi è il coprotagonista del film, e improvvisamente fa tutta una serie di azioni che lo palesano al mondo nel giro veramente di una manciata di giorni, cioè non è molto chiaro. Gli spunti sarebbero anche interessanti, se fossero stati approfonditi diversamente, avrebbero portato, a mio avviso, a un film davvero interessante. Così invece diventa un prodotto sì godibile, uno si ferma lì e nell'arco delle 2 ore si vede il film con una certa piacevolezza, se lo può anche gustare, tappandosi il naso in alcuni momenti, perché come abbiamo detto ci sono queste incongruenze più o meno palesi, ma niente di che, sicuramente non è una pellicola che lascia il segno. Poi anche il colpo di scena, diciamo il twist, plot che è abbastanza telefonato, perché qui siamo sempre alla dimensione di spoiler, lo anticipo, per quanti poi non lo capissero nell'arco di veramente poche decine di minuti di visione del film, Stallone non è Samaritan, Stallone è Nemesis. Quindi in teoria sarebbe lui il cattivo storico. Ma questa cosa anche non viene approfondita, cioè si intuisce da alcuni passaggi, da alcuni brevi e confusi flashback, che questo scontro nel quale poi il fratello perde la vita, ma neanche a causa sua, almeno non direttamente, lo abbia segnato. Quindi è come se ci fosse quasi un passaggio di testimone. Sarebbe stato bello, per esempio, la scena in cui poi lui butta la maschera di Nemesis nel fuoco, nell'ultima scena, che magari avesse indossato quella di Samaritan, come se poi quello che poi fa. In sostanza, prende il ruolo del fratello, diventa lui protettore della comunità, questa comunità caratterizzata da criminalità diffusa, quindi ambienti socialmente molto poveri, disagiati, con anche un'incidenza forte di criminalità, diciamo, in giovane età. Alla fine, un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso, si trovano in questo palazzo in fiamme, che poi richiama un po' quella scena iniziale che pure aveva questa caratteristica. Il protagonista Sly ha questa condizione particolare, quando subisce dei danni molto forti, la sua temperatura corporea si innalza, così il cuore rischia di scoppiare, quindi ha bisogno di acqua fredda per poter raffreddarsi. Ora, al di là del fatto che all'inizio questo meccanismo si innesca quando viene investito da una macchina, mentre nella scena finale di azione viene praticamente crivellato di colpi, viene ferito in tutti i modi possibili e immaginabili, e questo problema arriva solo alla fine, dopo tantissimo tempo, e poi guarda caso si trova un bocchettone d'acqua, che si può, aprire, lo riesce ad aprire questo ragazzino e spruzza l'acqua e lo raffredda e lo salva, quindi sul photo finish. Ma al di là del photo finish, che è già un po' stona, insomma, veramente è dozzinale come scelta, il fatto che si trovi lì questo bocchettone, un Deus ex machina eccessivamente forzoso e forzato, ma a quelle temperature, perché lì ci troviamo davanti a un palazzo completamente in fiamme, sta cedendo la struttura. Ma l'acqua non è fredda, non può rimanere fredda l'acqua nelle tubature, potrebbe addirittura arrivare a vaporizzarsi,
ma in questo caso arriva e fa il suo dovere. Ora, il film, come ripeto, è un film che si fa vedere, ma se dovessi, ovviamente, non per essere puntiglioso, risulta comunque una sorta di quasi B-movie con un budget un po' più alto. Bella la fotografia, anche la regia a tratti è interessante, ma senza la presenza di Sylvester Stallone questo film sarebbe stato un enorme buco nell'acqua, secondo me. Invece in questo caso, ecco, non è un buco nell'acqua totale, ma è una parziale riuscita, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo è tutto e a presto con un nuovo appuntamento, con un nuovo film o una nuova serie. Ciao!